Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata 4. Il figlio di Jerry. Jerry Scotti, ma cosa ti prende? Ti senti bene? Non mi dire che hai ripreso a farti succhiare le emorroidi dalle veline. Peggio, molto peggio, Benigni. Questa mattina mi viene a trovare quel demonio di mio figlio. Ah, se potessi tornare indietro mi strapperei il cazzo a morsi. Ma no, Jerry. Ma questa è una notizia bellissima. Dobbiamo festeggiare. Forza, spogliamoci tutti nudi e facciamo l'amore come le puttane lebrose del quinto canto dell'inferno. No, ma che cazzo vuoi festeggiare? Tu non lo conosci mio figlio. È un dito in culo grosso come una casa. Aspetta, vedrai. Ci ammetto che dopo 5 minuti gli metti le mani addosso. Ciao papà Jerry, vedo che sei ingrassato di nuovo. Bravo, continua a strafogarti di cibo brutto, Triponi. Ho comprato un pannolino nero da mettere al tuo funerale. Ma guardate che figlio del cazzo, che doveva capitarmi. Ma io ti spacco la faccia a sputi, scorreggio, brutto nanerottolo infame e bastardo. Da Jerry mi meraviglio di te, trattare così un piccolo fanciullo indifeso. Vieni qui per bambino, ora lo zio Benigni ti legge la Divina Commedia. Sei contento? Benigni, hai stracciato i coglioni con la Divina Commedia. Ti preferivo quando bestemmiavi in chiesa, facevi il coglione nei film. Forse faresti meglio ad ammazzarti. Brutto nano bastardo, come lo si parla a così? Ti ricordo che io ho vinto l'Oscar grazie a un bellissimo film che raccontava la tragedia dello sterminio dello Scannacci, perpetrato dai nazisti. Ma che cazzo se ne frega dei tuoi film levati dal cazzo, che devo parlare con quel barile di merda che mi ritrovo come padre? No. Perdonami se ho dubitato di te, Jerry, avevi ragione, tuo figlio è proprio un fottuto bastardo della peggior specie. Mi verrebbe di prenderlo, cazzotti in faccia, mi verrebbe. Non ti preoccupare, Benigni, ho preparato una bella sorpresa per questo piccolo figlio di puttana. Aspetta, vedrai. Sorpresa? Che genere di sorpresa? Ho capito. Mi hai comprato una nuova macchina del tempo perché hai usato quella vecchia per andare a scopare nel Medioevo. Brutto pervertito. No, figlio di una canna in calore. Un altro genere di sorpresa. Da oggi non sei più mio figlio. Ti ho fatto adottare da qualcun altro. Aia. Aia. Salve, sono qui per prelevare il piccolo bambino che da oggi in poi verrà affidato alle cure della chiesa. Aia. Ehi, no, non facciamo scherzi. Io in Vaticano non ci voglio andare. Ti prego, papà, tutto ma non il Vaticano. Troppo tardi, nanerottolo bastardo. Ormai deciso, dovevi pensarci prima. Così la prossima volta si penserà due volte prima di fare il coglione. Ma porca bastarda, uccidetemi, uccidetemi ora, vi prego. Tre mesi dopo. Oh, shit, son! Poverino, affogato! No, si divertono in Vaticano.